Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua tornato con un nuovo video per parlare un po' di Game Pass, ma non solo. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi argomenti inerenti al Game Pass: l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, con il conseguente arrivo di 20 giochi Bethesda sul servizio, il fatto che Outriders arriverà sin dal day one sul Game Pass e quindi sarà gratuito per tutti gli abbonati al servizio. E questo, nei vari commenti dei video che hanno appunto raccontato queste notizie, ha portato a tanti scambi di opinioni, tante riflessioni che vorrei in qualche modo alimentare con questo ulteriore video al riguardo. Allora, in sostanza, come avrete letto dal titolo, il video verte su quello che potrebbe accadere in relazione a quello che Microsoft sta facendo in questo periodo. Perché è evidente che rispetto a quanto fatto nella scorsa generazione, Microsoft in questo particolare momento sta spingendo tanto e forte sul proprio servizio. Ormai è divenuto forse, anzi, forse possiamo anche elevarlo, sto forse, più importante della console stessa o delle console stesse su cui gira. Perché il Game Pass ormai è diventato il pezzo forte dell'ecosistema Xbox, dell'ecosistema Microsoft, un servizio che permette di accedere a una vastissima e sempre più folta serie di produzioni senza spendere nulla se non appunto il costo di abbonamento. Un qualcosa che sta alterando parecchio gli equilibri e lo testimonia il fatto che tantissime persone stanno iniziando a riconoscere poi il valore del servizio. Ma che appunto, come vi accennavo nell'ultimo video relativo a questa storia, ci porta anche a delle riflessioni doverose. E la grande domanda che io voglio fare a voi in questo video, a cui appunto cercherò di rispondere con qualche riflessione sparsa, è: Sony in questo momento ha la necessità di rispondere a Microsoft in qualche modo? E se sì, come potrebbe fare? Allora, io sono dell'idea che Sony abbia, come poi è evidente a tutti, un enorme vantaggio rispetto a qualsiasi forma di concorrenza in termini di immagine e percezione del marchio. Ormai, se ci fate caso, quando si parla di videogiochi, spesso si parla di PlayStation. Gioca alla PlayStation, non gioca ai videogiochi. Cioè, proprio, ormai la parola PlayStation tende a fare rima, soprattutto in Italia, con videogioco. Questo fa capire quanto ormai il marchio sia radicato nella mente dell'opinione pubblica, della massa, rendendo di fatto Sony il marchio più forte a livello videoludico in questo particolare periodo storico. È un vantaggio enorme a livello di immagine che Sony detiene e che ovviamente deve fare di tutto pur di difendere. Però, diciamo che Microsoft sta giocando molto forte, sta sfruttando il suo strapotere economico per dare delle, insomma, belle sferzate a un settore che prima del suo arrivo viveva di equilibri molto, insomma, stabili, andando a fare cose che non sono possibili per altre aziende, neanche per Sony. L'acquisizione di diversi studi con prezzi fantasmagorici, l'inserimento nel servizio di produzioni nuove che sono costate dei soldi per essere inserite lì. Insomma, sta giocando molto forte, mettendo sul piatto tutte le sue carte migliori, ovvero il portafoglio. Poi, se andiamo a stringere, quello è alla fine il portafoglio, è quello che fa la differenza. Sony, di contro, però, pur non potendo contare sulla stessa potenza economica di Microsoft, ha dalla sua questo appunto vantaggio a livello di immagine, di percezione del suo marchio, che può e credo dovrebbe essere sfruttato in maniera sempre più convincente e sempre più furba, passatemi il termine. Sony al momento possiede il PlayStation Now, un servizio che, come abbiamo detto tante volte, non può rivaleggiare in maniera diretta col Game Pass per una questione di risorse, per una questione di proprio struttura, andandosi a collocare a metà fra un rivale del Game Pass e a metà come un rivale di xCloud, perché appunto, come ben sapete, PlayStation Now ha una parte che permette, una parte di catalogo che permette il download e una parte che invece permette solo lo streaming. Per cui c'è questa disparità di utilizzo del servizio in base ai contenuti di cui si vuole fruire. Ecco, sto cercando di farla più semplice possibile. Perciò è impossibile potersi assicurare un servizio in linea con quello offerto da Microsoft. Come si fa quindi? Andando un po' fuori dagli schemi, dal mio punto di vista, cioè in un conflitto, tra virgolette, aziendale in cui tu non puoi giocare ad armi pari col tuo avversario.
devi giocare d'astuzia. E la cosa che io chiedo a gran voce da tempo in memore e che purtroppo non è stata raccolta, ma chiaramente non è che non è stata raccolta perché non me l'hanno retta, non è stata raccolta sia perché non so nessuno io, ma sia perché probabilmente non è effettivamente possibile, ma la riporto così agli occhi di chi mi ascolta, ovvero il catalogo PS1, che tanti mi dicono, ma te pare che adesso la gente andrebbe a giocare la roba? Sì, sì, perché c'è un'enorme fetta di pubblico ancorata e legata, per questioni di nostalgia, per questioni di interesse, per questioni, mille ragioni, a quella che è stata un'epoca d'oro di PlayStation, quella che è stata l'epoca determinante per gettare quel seme che poi è cresciuto rendendo la parola PlayStation spesso sinonimo di videogioco agli occhi di molti non addetti ai lavori, non esperti del settore, eccetera. Per cui, perché non arricchire il PlayStation Now non solo con una profonda campagna di marketing che possa in qualche modo farne percepire il valore agli occhi del mondo, ma soprattutto arricchendola con un sacco di roba per PlayStation 1? Sarebbe bello, sarebbe bellissimo, perché PlayStation Now è, per come l'ho sempre visto io, un servizio potenzialmente meraviglioso che però viene fuori a metà. Perché ha avuto determinati problemi all'inizio, poi si è stabilizzato, però non hanno mai spinto veramente sul servizio, per mille motivi. Per mille motivi, perché appunto ha questa duplice natura che ti permette di giocare tramite streaming con tutte le conseguenze del caso, a livello anche di resa visiva, o di scaricare ma solamente certi prodotti. Insomma, andrebbe un po' potenziato il servizio nei limiti di quello che Sony può concedersi, può permettersi, ma soprattutto arricchito con qualcosa di furbo. E cosa c'è di più furbo nel catalogo PlayStation 1? Catalogo che conta tanti di quei capolavori che peraltro potrebbero essere anche usati per rilanciare eventuali remake, di cui peraltro abbiamo già avuto modo di godere nel tempo passato. Insomma, c'è un potenziale enorme nel PlayStation Now che potrebbe essere utilizzato per rendere questa meravigliosa competizione fra Sony e Microsoft ancora più accesa, ancora più stuzzicante, ancora più conveniente. Io là volevo arrivare, per noi consumatori, perché effettivamente, come avete poi visto, cioè, la concorrenza è una benedizione. Nel momento in cui Microsoft si è trovata impossibilitata o non desiderosa, ecco, tra le altre cose, di inseguire Sony sul discorso giochiamo a chi fa l'esclusiva più bella, e ha deciso di cercare una via alternativa per imporsi sul mercato come valida alternativa, è nato il Game Pass, sono arrivate inizialmente delle produzioni, poi ne sono arrivate sempre di più, e le acquisizioni e i giochi che arrivano in esclusiva sul servizio a livello gratuito, insomma, tante belle cose di cui noi abbiamo e stiamo tuttora beneficiando. Io mi auguro che Sony faccia la stessa cosa, e credo che sia anche importante farla, perché osservando un po' quello che è il settore, osservando un po' quello che è il pubblico in questo periodo, noi creator e comunque noi persone che lavorano in questo mondo ci stiamo accorgendo di come effettivamente rispetto a qualche anno fa la percezione un po', no, di diffidenza nei confronti di Microsoft stia un po' iniziando a cadere. Tutte queste difese di tanti giocatori, no io gioco solo con PlayStation, no io fedele alla linea, adesso tanta gente sta comprendendo che l'alternativa c'è ed è comunque forte, e meno male, perché questo dà il via a quelle sane e meravigliose rivalità di cui il consumatore medio può beneficiare tanto, ma veramente tanto. Per cui ben vengano mosse così aggressive, come dicevo l'altro giorno, ben vengano strategie volte a arricchire fortemente il proprio tipo di offerta, perché queste possono riflettersi anche sulla concorrenza. Io credo che in questo momento Sony debba rispondere, e tanta gente mi ha detto e mi dice, vabbè, ma Sony che gli frega, fanno esclusive. Sì, ho capito, però quando si ha un marchio molto forte è importante conservarlo, è importante far sì che continui a essere percepito con la stessa forza di sempre. In questo momento Sony è considerata una compagnia che fa a questo grande marchio PlayStation, ma tanta gente che prima era focalizzata con il paraocchi solo sul marchio PlayStation adesso
ha levato un paraocchi e comincia a fare così. E per quanto, ripeto, dal punto di vista nostro di consumatori sia una manna che questo accada, dal punto di vista dell'azienda che si trova a vedere tanti suoi fedelissimi fare così, è qualcosa che va considerato e a cui bisogna rispondere. Io mi auguro che rispondano, perché un potenziamento del PlayStation Now e un arricchimento del PlayStation Now sarebbe meraviglioso, ma anche banalmente un inserimento del PlayStation Now all'interno dell'abbonamento del Plus sarebbe una cosa bellissima, con riduzione di prezzo per entrambi. Quanta gente, ecco, domanda tra di voi, che insomma, penso che al Plus siamo abbonati un po' tutti. Così, la maggior parte delle persone che usano una PlayStation, che sia 4 Pro o 5, sono abbonati al Plus per diversi motivi. Tra di voi, quanti hanno anche il Now? Tra di voi, quanti si farebbero il Now se ci fosse una riduzione di prezzo o un pacchetto un po' più stuzzicante, un po' più conveniente per averli entrambi? Penso tanti, penso tantissimi, quindi si potrebbe anche solo rilanciare il servizio così. In più, io onestamente, considerando la mossa Outriders, non mi stupirei se il PlayStation Plus, con i giochi del mese, venisse potenziato in maniera un po' più consistente, magari aumentando di qualche numerino il numero di giochi offerti ogni mese. Sarebbe un modo per compensare, sarebbe un modo per far parlare. Il grande problema in questo momento di Sony, secondo me, e del marchio PlayStation, è che si parla tanto del marchio Xbox, si parla tanto del marchio Game Pass, si parla tanto di altre persone, quando invece fino a poco tempo fa erano tutti un po' focalizzati su PlayStation. È un po' come quando a scuola tu avevi la bella della classe e all'improvviso, da un momento all'altro, arrivava un'altra studentessa da fuori, e quindi molto bella magari, e le belle diventavano due. E allora la prima bella della classe soffriva un po' della tensione condivisa. Ecco, si sta ripetendo. Ecco, adesso l'ho fatta molto semplice, ma per far percepire quello che sta accadendo. Se la bella della classe vuole tornare a fare la bellissima della classe, dovrà fare qualcosa per rendersi un po' più seducente. Ecco, così abbiamo fatto anche il parallelo scolastico. Tutto questo per dire: speriamo che qualcosa succeda, perché abbiamo solo da guadagnarci. E onestamente credo che sia lo scenario forse più bello a cui avremmo mai potuto ambire in un anno di per sé piuttosto complicato per il gaming, piuttosto difficile perché appunto con la pandemia eccetera le uscite si sono ridotte drasticamente, ma è un anno che potrebbe stupire e affascinare e interessare anche e soprattutto grazie a questa poi rinata forte rivalità. Ragazzi, io a questo punto lascio la palla a voi, come poi sempre mi piace fare. Fatemi sapere nei commenti, commentate, parliamone, chiaramente cercando di mettere da parte le, secondo me, il mio modestissimo parere, le inutili rivalità. Perché in un mondo come questo, mettersi a fare la difesa del marchio, a meno che non si sia azionisti di uno o dell'altra, credo sia evitabile se non superfluo in assoluto. Per cui, ragazzi miei, un abbraccio grande e noi ci vediamo alla prossima.